amici, come potete vedere, muri, grati di contenimento. Entriamo. Accendiamo la luce Perché perché. questo posto nasce nel 1930 come manicomio. A parte le zanzare. 20 padiglioni con all'interno una chiesa e anche un teatro, praticamente andato a fuoco. Una struttura immersa nel verde di 125.000 metri quadri, quindi si parla di un'opera di Caimano, sicuramente. il K2. Ah, ecco qua due, sì. Guardate il K2, ragazzi. Ecco Vediamo dei documenti per terra. Ecco, guardate di cosa stiamo parlando. Atto di morte, no? Ci sono i documenti dell'epoca. Tornando alla nostra storia, inquadra pure. Tornando alla nostra storia, il manicomio viene chiuso nel 1978 ad opera della legge Basaglia e viene convertito in un'azienda ospedaliera, che però va avanti con le cure dei malati mentali fino al 91, quando poi cessa definitivamente. A dire la verità, ci sarebbe ancora un reparto, Ancora uno di questi attivo. 20 è ancora attivo. Il resto però, come potete vedere, è tutto abbandonatissimo. Ecco, quello che fa un po' impressione è aver trovato all'entrata dei libri del 45 e vedere ancora i documenti, appunto, di morte, atto di morte, guarda lì, atto di morte in una. Perché? Perché, come è facile intuire, in un manicomio, in un ex manicomio, in una struttura ospedaliera dopo per il disagio mentale, se non si sente qua la sofferenza, l'odore della morte è intuibile, 29 qua, è intuibile. 25 febbraio 29. Sì, perché è così. Ok, Qui allora questa è una stanza piena di documenti era. Accendi con i anche la registri. tua Caimano di pila, sennò qui è un casino. Come potete vedere, è come se il tempo, insomma, sì, sono abbandonati, sono in stato di. Però la conservazione dei documenti sono ancora integri. Ogni cosa che si legge è registro di medicine, atti di morte, molti atti di morte. È Ok. veramente inquietante, Qui abbiamo uno specchio. Che mano, cos'è questo? Usano cosa per elettroshock? Sì? Sì, anche perché Un oggetto dell'elettroshock questo. esatto, all'epoca questo facevano, erano convinti che facesse Mini volt. Allucinante. Poi tutti i fogli, documenti. recenti, si può dire che sia, 1982. si legge la data. Ok, adesso ci addentriamo. Anzi, andiamo di qua. Questa è la stanza più impressionante di tutte. Non riesco a capire cosa sia là in fondo. Tu prova a guardare un attimo. Cos'è là in fondo? Ma ecco la luce. Ma no, una specie di stufa? Sì, è probabile.
aperta una stanza piena intera di documenti abbandonati. Qua dove siamo arrivati, Caimano? Ok, siamo qui, i bagni, i ragazzi, con tutto il loro necessario, almeno quello che era un tempo, la vasca da bagno, la tazza, lavandina. Italia. Cos'è? Italia. Cos'è, una specie di sputacchiera? No. No, per fare qui. Ah. Come possono convivere delle cose abbandonate di diverse epoche. Perché Davvero? certamente negli anni 80 il pitale non si usava più. Eppure di là ci sono dei libri degli anni 80, dei documenti. Oltre che del 42, per dire. Dell'89, cioè si sono stratificati delle cose Ok. abbandonate. Guarda che parte andiamo, saliamo o scendiamo? Cominciamo a salire? Sì, dai, saliamo. Si andava su. Ah, Ah, questi sono delle mascara. qua altri bagni. Ok, Vabbè, dopo magari facciamo una visita, eh? Facciamo intanto questo piano. queste sicuramente erano stanze per i pazienti, sicuramente. Eh sì. Qua? Un'altra stanza incasinata. Qua altri bagni. Ok. Queste devono essere stanze per i pazienti. Armadietto a muro. Con il suo lavandino. Boom, saliamo. Tanto qua. Si va fuori, ragazzi. Qua tenda nera. Qua oh, sono qui.
E che cosa ho trovato? Sì. Come se qualcuno dovesse venire a mangiare. Guarda l'orologio. E cosa vuol dire? Delirio. Doveva essere il padiglione di quelli che erano affetti dal delirio. Ah, non lo sapevo. No, c'è una stanza vuota. Qua. Lo so. Sì, sono tutte stanze gemellate una con l'altra. Occhio alla melma. Ma che roba è sta cosa? Boiler? Cos'è? Un forno? Una caldaia? Eh sì. O forse una cosa per lavare i panni. Boh. Grazie.
Sono qua. Qua una stanza chiusa. Guarda questa che è mano. Una caldaia. Sì. Qua Carbone. dentro è carbone. Ah, hai capito. Un'antica caldaia a carbone. È chiusa, una stanza chiusa. Saliamo di qua. Quello doveva essere un cancello, vedi? Beh, come abbiamo visto, i balconi erano tutti chiusi con le sbarre, anche se erano ai piani superiori. Ok, entriamo di qua. Guarda, ci sono ancora i lampadari di una volta. Anche l'orologio è rimasto. Questo doveva essere un tipo di officina. Qua ci dovevano essere sopra i motori, su questi pilastri di cemento. Doveva essere una specie di officina qua. Che mano, ti serve? Una Ferrari? Le zanzare mi stanno massacrando, ragazzi, veramente. Di qua si esce. Ok. Dal campanile. Ci sono ancora le lampadine. Una macchina da scrivere abbandonata. Una tastiera addirittura della Bontempi. È roba da officina qua. Di là si esce comunque, di là entriamo. Continuiamo, andiamo di qua, Caimano. Avete visto la chiesa? Dopo ci andiamo. Dopo ci andiamo. Faccio suonare la tastiera a Caimano, gli faccio fare John Lord di Purple. Anche se Caimano è un po' più del Blackmore. Ah, volevo mai dire che non lo dicevo. Ok, Era già passata. un po' di battute ci vogliono, dai. Ecco, questo qua mi sembra che sia il teatro. Il cinema teatro.
dove andavano a fare gli spettacoli. Sì. Entrambi qua? Sì. Ok. Questo qua era il cinema. È pericolante però, eh? È abbastanza. La struttura con i buchi, vedi, per il discorso dell'acustica. Sono ancora le tende, eh? Okay. Cioè, facciamo un giro. C'è il soffitto che è pericolante, ragazzi. Tutta la scena con le lampadine che è crollata, vedi? Eh? Sì? Con le lampadine qui, le nostre piatti, la struttura. Sì. Molto pericolante. Prima, queste, quando ero venuto io, quelle lì erano appese ancora. Dove, qua? Sì. Ma il clima è impietoso, guarda, guarda la distruzione di questo posto. Ecco qua, come puoi vedere, sotto ci sono ancora. Guarda, vieni. In scena. Vieni. Molto pericolante per ancora. Occhio, molto, eh. C'era anche il piano superiore con le poltrone. Vedete qua, ragazzi. Ancora le lampade. Sì. Qui c'è tutta la struttura sotto, no? Del palco. Qua c'è una scala. Noi bisogna stare molto attenti perché. No, Andrea, guarda che comunque lì è solo legno. Lo so, lo so. Questo una volta era un palco, già ci sono ancora la, c'è ancora la tenda. È tutto marcio. Ma questa parte qua mi sembra abbastanza sana perché. Eccolo qua il cinema, ragazzi. Lo vedete? Siamo in scena. Le pile, guarda. Sì. Ok. E abbiamo visto anche il teatro. Qua ci doveva essere la regia, ah no, il camerino. Questo doveva essere il camerino. Sì. Sì, il camerino. Bello questo cinema però, che mano. Ciao, proviamo a salire su di qua. Ok. Qua ci sono sicuramente i bagni, come al solito, ecco, vedi? I bagni. Sì. I cessi. Ok. Saliamo, Caimano. Ma che bello. Eh?
Ah, qua siamo nella parte superiore. Vedete, ragazzi? Siamo nella parte alta. Famoso teatro. E qui è dove trasmettevano i film. Sì. Ma che spettacolo. Sì. È vero. Ma un po' ancora fa l'effetto chiuso, con questi pannelli qua. Si sente che... Pop! Anche se un po' messo tutto male, ovviamente, guardate qua. Sì, qua c'è il balcone con le scale. Peccato però. Toeletta, toeletta. Di qua è dove trasmettevano i film, ma passavano tramite i cessi? C'è una scaletta augusta. Fa vedere? Fico, che bello! Spostati che mano che faccio una foto. Esiste ancora. Ma che bello! Cinemeccanica Milano, R55. Che bello questo qua. Che bello, va bene. Ma cosa abbiamo? Una pellicola, oh, questa è carina la Qui pellicola. tenevano tutte le pellicole. Dove? Ah, chissà cosa c'era. Pensa a te, ma che bello. Anche qua c'è la pellicola. Ma tenevano sicuramente tutti i film. Qua. Ma mi sa che si saliva di qua, guarda, mamma mia che roba, dove si va? Sì. Qui se cadi che mano sei fottuto, no, nel senso che se cadi rotoli, non ti fermi più. Wow, mi gira la testa. E qua siamo fuori. Ok, siamo nella chiesa, ragazzi.
Qui vediamo armadi tutti, sono addobbi natalizi, sì. Addobbi natalizi. Qua c'è un confessionale. Qui vi arrivano a confessarsi. Cosa fai, Caimano? Richiesta di lavoro. Guardate l'organo. L'hanno disfatto perché quando ero venuto io era sano l'organo. Sì. Hanno distrutto l'organo. Che schifo. Che schifo. Che gente. Era così bello sto organo. Cioè proprio guarda, c'hanno. Cosa? Non dovevano essere male questi dipinti, Eh no. vedi? Ci sono anche un pezzo di cornice, vedi anche là? Sì. Molto belle, Abbiamo una scritta. Parce questi dipinti. Gesù. nobis domine, laus tibi domine, Emitte emitte lucem tuam. lucem tuam, gloria tibi domine. Peccato che abbiano abbandonato anche qua questi dipinti. La sacrestia. Ah, ma qui si va sotto. Vicino alla tastiera c'è anche un pentagramma di una canzone. Guarda qua, c'è ancora tutta la roba, va? Che tristezza. Di qua si va giù? No, sì, di qua sicuramente si esce da un'altra parte, sarà un altro ingresso. Sì, qua si esce fuori. È Ah sì, l'ingresso per la ovviamente. sacrestia questo. Sì, sono chiuse. Qui altri due confessionali, no, uno confessionale, l'altro era un armadio a muro. Qui un altro, sicuramente una porta, quello era un ingresso. Eh sì. Chi si entrava? Aveva tre ingressi, uno, due e tre. Pezzi di marmo. Qui altro, un altro edificio abbandonato.
essere forse una cucina. Questo cos'era che manca? Quell'angolo qua. Quello cos'era? Non lo saprei proprio dire. Aspetta. Qualcosa di terra. Forse era lo scaldavivande in acqua. Può darsi, eh? Col vapore scaldavano. Perché qui c'è una fabbrica qua. Forse era una fabbrica questa. Stai attento ai chiodi, ci sono i chiodi arrugginiti dalle travi. Vabbè che tu hai gli stivali. Guarda che mano. Di qua, che mano, di là siamo già stati. Di qua è dove ci sono i telefoni. Telefonia? Telefonia, la parte telefonia. Telefonia mobile? Questo qua è cosa della chiesa? E qua mi sa che si va nei sotterranei, vuoi vedere? Ci ho azzeccato. Guarda cosa c'è nera. Perché questi? Questo qua è l'ultimo modello, va? Della SIP. Ma poi c'è la mia mamma. Anche la mia. Questo qua invece quando ero un giovanotto io, l'ufficio ce l'avevamo. Questi qua sono più interessanti, sono quelli con... come quello che c'era di là. Sì, chissà se funzionano ancora. Ma certo, questa roba qua sì, probabilmente molto sì. Forse magari dove si parla dentro ci sono rovinati da per parlare, però per quelli che sicuramente non hanno ancora. Abbiamo una fantastica panca. Sempre gabinetti. Sono porco! Eh? Qua ci sono i sotterranei. Dobbiamo andare. Anduma. Quanto siamo qua. Che è? Qua c'è molta umidità.
Cosa c'è che hai in mano? Sì. Beh, sicuramente li facevano fare i manali. Sì. Montacarichi? Ah. Messo male sto montacarichi, eh. Sedie. Scale. E quella? E quella? Inquietante quella maschera. Spostati che mano. Ok. Quello invece sembra un contadino. Una chiesetta. Una croce, un Infatti calciatore. con la creda. L'angelo. Vedi che bello. Guarda lì la casa, casa mia. Sicuro, Poverini. direi più casa mia, tu ci dici, Sì. Casano. Casano. Comunque questa roba qua sicuramente la roba fatta dai matti, non hanno le proporzioni giuste, non è. Complimenti. Ho appena fotografato una faccia. Questo? Un'altra testa Un'altra testa inquietante. Resti di biciclette qua, ruote di biciclette, bottiglie. Fai mano, ti interessa? Te la porti a casa? vecchia bici a frenia battiato. Chissà da quanti anni è qua. Mi sa di sì. Questo cos'è? Un oggettino sempre da officina. Ah, questa è una piccola fresa forse per... Altre biciclette, qualche macchinario. Che macchinari sono? Non andiamo a biciclette. Bah! Brande, guarda le brande, addirittura le brande ci sono. Cos'è, tedesco? Ah, inglese, cos'è? Chelsea sono intesi come gradi, Ah, gradi Chelsea, gradi forse erano Chelsea. caloriferi. Sì, può essere. Buffette, qualcosa del genere. A batteria. Riscaldato, sì, era una stufa. Una stufetta elettrica, di una volta. Questo è un motore. A le cinghie, ci andavano le cinghie lì. Compressore, bravo, esatto, un compressore, sì. Una bottiglia di quelle che si usavano per la tinca degli acidi, contenente una cosa forte.
Ah, sì, ho capito. Vedi qua? Che macello anche qua. Che roba. Sì, anche qua è una roba allucinante, eh. Ah, le piastrelle? No, non sono piastrelle, queste sono mattonelle carissime, si chiamano clinker. Ah. Una discarica qua. Addirittura, guarda, c'è le poltrone ammuffite col calorifero qua. Qui ci hanno fatto una festa, mi sa. Una caldaia. Olio. Sono qua, Caimano. Sì, proprio qua sotto. Entriamo di qua, siamo sempre nei sotterranei, ragazzi. Adesso ci abbiamo visto una porta. Ah. E qua si sale su. E di qua dove si va? Ah. Anche qua ci sono delle scale. Sì, saliamo di qua. Vuoi favorire, Caimano? Sono ancora dentro i residui del Natale, ma se poi bottiglie vuote Ce ne ha gogo. a gogo proprio, Stock 84. ma no, questa non è vuota, questa è piena. No, non è piena. Whisky. È certo che bevevano, eh. Quasi tutte vuote, però porco boia. Di tutto e di più, eh. Ciliegia e spirito, sai come beve una roba lì pesante.
Ok, Maro, ti interessa un imbuto? Sì, aspetta, cosa c'è qua? Questo qua cos'è? Ah. Una resistenza di Qui massa, c'è tutta monnezza. questo è un portapacchi di una macchina. Sarà di qualche macchina vecchia, perché... Sì, è 126, 124. Boh, saliamo. Comunque sotto c'erano dei miasmi, degli odori caratterizzati, non puoi decidere. Ecco. Questa è salamacchine, ci devono essere i motori qua. Fuori servizio, Documenti. Ah, poliambulatorio. sì, è pieno di schede per 87. Questo cos'è? trattata merci. Ospedale Maggiore degli Infermi. Tutti i documenti. 86. Chiesa 84. È pieno di documenti, boh. Guarda qua che fascicoli. Ma quanti fascicoli? Bollettari, merce da dicembre 85. 86. Sì, è tutta roba che è abbandonata lì. Qua cos'è? 1933. Sì. Qua. 53, no, 33. Quindi anni. 1933. No, non sono convinto, eh. Perché non sei convinto? Ma, non so, 89.000 lire nell'83, nel 1923 non mi Ok, ricordo. ma non ti interessa questa croce? Ah, no, Eh? è il paziente che era nato nel 33, Ah. capito? Data di nuovo di nascita, osservazione, cose. Lascia il letto. Lascia il letto.